Ciao ragazzi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Evoluzioni. Secondo episodio, esce un po' in ritardo, oggi è lunedì in teoria, ma non importa. Però, a quanto sembra, oggi l'episodio tratta della settima generazione, quindi credo che, dato che lo scorso era l'ottava generazione, partiamo dall'ottava, andiamo a ritroso fino alla prima. Sarà proprio così? Non sarebbe una brutta idea. Vediamo però. Cosa tratta questo episodio? L'eclissi. Sempre bitrate così basso, non capisco perché. Poi all'improvviso si impenna a metà episodio. Cosa credi di poter fare tu per quel Pokémon? Non sei neanche capace di farmi cambiare idea e non hai l'abilità di un allenatore. La doppiatrice, se non sbaglio, è la stessa che abbiamo nell'anime di Sole e Luna, giusto? Mi sembra quella. Io non posso. Oh, mamma, io. Mi hai chiamato mamma? Io non ho figli, dei figli degni di tale nome non se Bello. Ne sarebbero andati rifiutando il mio amore. Ce ne sarebbe da discutere qui. Comunque sia, il design è 100 volte meglio questo, perché almeno sembrano dei ragazzi e non stremenziti piccoli come compaiono nell'anime. Ed è per questo motivo che aprirò l'ultravarco e sconfiggerò io stessa il povero Necrozma. Sì. Necrozma, il Pokémon che vuole rubare la luce. Andrà bene sicuramente. Ah, Iridio. Dovrebbe in teoria fondersi con Nilego, lei. Anche Hau sembra una persona normale qui. Oh, Nebulino. Bisogna aiutarsi a vicenda. Questo è ciò che ho imparato ad Alola. E voglio che anche mia madre lo capisca. Finalmente ho capito cosa devo fare per salvare Nebulino e mia madre. Quindi, ma così? È un po' diversa, ma vabbè. Certo, però, che non far parlare il protagonista del gioco, in questo caso, non ho mai capito perché. O comunque sia far ridire solo qualche parola. Vabbè, è tutta un'altra cosa. Ah, Lunala. Mamma mia. Preferisco Solgaleo, ma anche Lunala fa la sua porca figura. Quindi Lilia nell'altra dimensione ha scelto Solgaleo. Nebulino, ti prego, io devo assolutamente andare da mia madre. Capisco che voglia proteggere Alola, ma lei non può cercare di catturare Necrozma con le sue sole forze. Infatti ci vuole il protagonista. E ora che succede? Ah, con Guzman?
Oddio, mica mi ricordo se in Ultralune e Ultrasole Guzman va nell'ultravarco. Ma non mi pare. Cosa mamma fare? Scappate! Quella creatura è mostruosa! Beh, sì. Però attenzione, eh. I graffi erano rossi. Cosa che nell'anime non si vede. Necrozma si è svegliato. Appena aperto gli occhi si è lanciato ciecamente all'attacco. E adesso è troppo tardi. Nessuno lo può fermare. Mamma! Labiale si è perso, ma... Va bene. Andiamo un po', va. Figata. Bello, bello. Sembra una lotta pugno contro pugno. Bellissimo. Eccolo! Sì, cavolo! Lui fa la porca figura, comunque. Oi, oi. Capisco questa cosa di non voler disegnare. I protagonisti del gioco sono quasi lasciati in secondo piano durante queste miniserie, ma non capisco perché. Cioè, vuoi dare giusto screen time all'amico del protagonista? Ok, mi sta bene. Ma disegnagli gli occhi, disegnagli la faccia. Boh, non lo so. Non è che risparmi quei 2 minuti non disegnando gli occhi, quindi... È per capire. Insomma, episodio un po' lento. Un po' molto lento. Lento perché ci hanno messo mezz'ora per farci arrivare a vedere Runala che si scontra con Necrozma. Lo scontro poi è durato relativamente poco. Penso che ci potesse essere altro da raccontare, soprattutto se l'episodio fosse durato leggermente di più. Fai arrivare gli ultra... Hai aperto gli ultravarchi, arrivano le ultrabestie, fai vedere che affrontano la minaccia delle ultrabestie. Chi non conosce i giochi non sa che quei varchi dicono vabbè, portano un altro mondo, ma allora perché l'allenatrice ha tirato fuori la sfera? Vuol dire che affronteranno Lunala? Affronteranno qualche altro nemico? Sì, effettivamente affronteranno le ultrabestie. Comunque sia, per quanto riguarda animazione e montaggio, è sempre un passo avanti alla serie settimanale. Per forza di cose. Comunque sia, tratti meno marcati rispetto allo scorso episodio, Dandel era un po' troppo... americano il disegno. Tutto sommato lo trovo più godibile del primo episodio, sinceramente. Ecco, per una serie del 25esimo anniversario mi aspettavo che gli episodi durassero intorno al quarto d'ora. Non dico 20 minuti come era Origins, però... Tutto sommato preferisco questo al primo. Vediamo i prossimi!
Comunque sì, ditemi cosa ne pensate nei commenti. A voi è piaciuto di più il primo episodio, il secondo? Aspettate con impazienza gli altri? Inoltre in descrizione vi ricordo che trovate il link per Instagram dove pubblico puttanate. E come sempre ci vediamo alla prossima. Bye bye!